Oggi si possono ottenere litofanie a colori utilizzando l'applicazione web sviluppata da Litofan Maker, che consiste nel creare 4 file STL in modo da ottenere una stampa in quadricomia. Questa ci aiuta a conoscere i livelli da stampare in ciano, magenta, giallo e bianco. Con l'utilizzo del sistema palette 2 di Mosaic MFG riusciamo ad ottenere un unico filamento da 4 differenti filamenti, poiché questo particolare accessorio riesce a calcolare, in base al progetto che vogliamo realizzare, quanto materiale estrudere prima di passare al colore successivo, fino al completamento del progetto. Ma vediamo come realizzarlo. Per prima cosa bisogna andare sul sito Litofan Maker e caricare la nostra foto, impostare la risoluzione dei colori con quella a noi più consona ed inserire la propria email. In palette scegliere Printed Solid CMYK. Cliccando su Show Expected Image otterremo l'anteprima della nostra litofonia. Cliccando su Create STL potremmo scaricare il nostro zip. Mosaic MFG mette a disposizione un'app dove caricare il progetto, scegliendo per ogni sezione un determinato colore. Scelto il colore opportuno, si dovrà utilizzare il profilo con le caratteristiche fornite da Litofan Maker, e cioè layer height pari a 0,1 mm ed infill 100%. Possiamo così fare lo slice e, dopo aver controllato che i layer siano corretti, procediamo ad inviare il progetto per la stampa. Spostandoci sul palette, possiamo selezionare il file, caricando in ogni porta i filamenti che ci verranno richiesti. Nel frattempo che il palette creerà la prima parte del filamento, avviamo il riscaldamento della nostra stampante. Completato il riscaldamento e caricato nell'estrusore una parte del filamento generato dal palette, procediamo a farlo estrudere un po' alla volta, fino a che non uscirà dal nozzle. Siamo così pronti per avviare la stampa vera e propria. La stampa così ottenuta non sarà la classica litofania che, se retroilluminata, mostrerà la nostra foto in scala di grigi, ma bensì verrà mostrata a colori.